Io faccio la guerra, ho visto la paese. Una violenza mostruosa, Silvio Gelli, 93 anni, di Pistoia, la raccontava così. Non ci si può nascondere la forza, ma la pesa a cazzotti, a pedali, a pedali. È morto un mese dopo, essere stato aggredito e rapinato per pochi soldi, se n'è andato dopo una lunga agonia e come lui tanti, troppi, si sono visti arrivare la violenza dei malviventi fin dentro casa, là dove ci si dovrebbe sentire al sicuro. Antonia, Sebastiano, Cecilia, Arduino, Anna. Una morte una dietro un'altra, o è capitato a mia madre, può capitare a qualsiasi altra persona, però è impossibile a uccidere una persona anziana. Io sempre, per chi che va a occuparmi dopo torni? Chi se trova? Cosa pure chi ne dà? Qui e qui che via, via sempre. Cecilia Zacchello, 85 anni, rapinata in casa a fine marzo a Mestre, è sopravvissuta, ma l'avevano ridotta così. Nell'ultimo anno nel nostro paese ogni ora 30 anziani sono stati vittime di truffe, furti, rapine, spesso efferate. Come Antonia Rotella, 88 anni, uccisa in casa per 60 euro e qualche catenina d'oro a Catanzaro. 80 euro e un televisore invece il bottino di chi ha picchiato Bruno Pavano, 82 anni, a Merlara vicino Padova. Ma gettato a terra proprio, e qui in piedi, e col coltello, voli i soldi, voli i soldi. Tutti i denti. Praticamente un pugno, avranno dato un pugno talmente forte che io evidentemente del dolore sono svenuta. Racconta con le forze che le rimangono, Anna di Roma, 74 anni, il suo volto dice già tutto. Immobilizzato e rapinato anche Arduino Camerini, 85 anni, vicino Treviso. Mi sono saltati addosso, mi ero disteso per terra. È morto 12 giorni dopo, non ha retto al dolore che ha subito. Anziani vittime di criminali senza pietà, a fine agosto, Vincenzo e Mercedes Solano, massacrati per rapina a Palagonia da un ivoriano del Cara di Mineo, lo sfogo della figlia. Ma potevano solo legarli, ma lasciarli in vita, invece no. Li hanno ammazzati, perché? E sono entrati da una finestra anche i due balordi del paese che a Priolo, sempre in Sicilia, hanno ucciso Sebastiano Liottasio, 93 anni. Era ancora vivo invece Pierluigi Tartari quando i rapinatori l'hanno lasciato vicino ad un casolare vicino Ferrara. E tutti hanno ancora negli occhi quanto ha raccontato Igino Lozzi, ex custode di una scuola vicino Roma. Botte da ormi, botte da ormi. Perché io volevo difendere. Volevo difendere, mia moglie. Io li volevo.